al ponte più famoso d'Europa per arrivare a Copenaghen. Tipo, dobbiamo vedere se c'è il telepass o no. Un attimo, vediamo. Mi sa di sì, sai. No? Manual Beats. Forse sì, c'è un telepass. Ragazzi, siamo arrivati al campeggio dopo aver passato praticamente il centro di Copenaghen e tutto il resto. Adesso stiamo aspettando per entrare, facciamo la tenda, mangiamo qualcosa e poi andiamo a visitare Copenaghen. Allora ragazzi, non so se si vedrà molto, a parte che sì, un po' si vede. Siamo andati a vedere Christiana, che è una piccolo quartiere dove non ci sono cose molto legali, però va bene comunque. E praticamente siamo tornati alla tenda e niente, si è spaccata un'asta e quindi dovremmo dormire per gli ultimi 2 giorni in macchina, quindi è una bella grana, però pensiamo positivo, se ci succedeva già a Berlino iniziamo a bestemmiare come cani. E niente, adesso domani partiremo per Praga, prenderemo un traghetto di 1 ora, mi sembra, di viaggio. Dovremmo arrivare lì alle 4:30, 5, facciamo un giretto fino a sera e poi domani mattina a casa. Allora ragazzi, stiamo per imbarcarci nel traghetto. Noi avevamo prenotato per le 3, però a quanto sembra ci hanno messo l'1 e quindi arriveremo a Praga un pochino prima. E anche per questo partiamo da Praga e cerchiamo di farci tutta una tirata fino a Biella e magari arrivare domenica mattina presto, tipo le 5, le 6. Allora, finalmente siamo arrivati a casa stamattina, sono riuscito solo adesso a vloggare perché siamo andati a farci un giro con i nostri amici, andiamo a prendere il vedramo e niente, direi che finisce qui il nostro viaggio a Copenaghen e adesso mi metterò ad editare un po' l'ultimo video e vado a un prossimo video.